Era il mio ultimo giorno da Carlo. E tutto mi sembrava inutile. Mi sentivo così, come un cerino bagnato, una lattina vuota, come una falsa promessa. Inutile. Per qualsiasi ruolo o posizione riteniate opportuni. Sono certo di poter rispondere in maniera soddisfacente a qualsiasi novità e pronto a confrontarmi a questa nuova esperienza. Le mie scarpe migliori, la mia borsa marrone, il mio vestito migliore, marrone, era una macchiolina marrone sull'asfalto splendente del mondo, come una merda lasciata lì, ad aspettare che qualcuno la schiacci. In fondo la mia storia è semplice. Una vita da bravo impiegato, padre di famiglia. Poi un bel giorno, una pacca sulla spalla, una targa ricordo e... grazie tante per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Già, tempo prezioso. Una vita. La mia vita. Va bene, ti dici. Diamoci da fare. Bisogna riqualificarsi e rimettersi al lavoro. Rimettere insieme i pezzi. Solo che i pezzi non vanno mai a posto. Passano i giorni, e tentativo dopo tentativo, colloquio dopo colloquio, sospiro dopo sospiro, ti trovi a vestire i panni dell'ex. Lavoratore, marito, padre, uomo, un ex, perché anche mia moglie mi aveva dato il ben servito, senza targa ricordo, e senza pacche sulle spalle, si era portata via il mio angelo, la mia casa, i miei risparmi. La mia stella ormai non brillava più.
la mia ultima sigaretta si stava consumando in fretta, come la speranza. Era autunno ed osservavo le foglie cadere, i giorni passare, la polvere accumularsi insieme ai ricordi. Sera sbagliavo direzione e mi ritrovavo all'inferno. Era autunno quando decisi di rispondere a quell'annuncio. Allora, Carlo. Si accetta. Le regole sono semplici. Il cliente dovrà provvedere a lei. E se smette di dare da mangiare o se dimentica di tirare lo sciacquone del water, lei viene considerato morto. Il gioco finisce. Il contratto naturalmente è a tempo determinato e variabile. Ora e più guadagna. Un contratto. Avevo un lavoro. Eppure mi sentivo come un pugile suonato. Consapevole di essere arrivato all'ultimo round. Bambino. I bambini si stancano presto.
chiamavo Carlo. Ora sono Mr. Pinky.